Dunque la parola a me, perché sono il più vecchio, e poi perché non sono un urbanista, faccio l'architetto e non ho mai praticato direttamente l'urbanistica. Come forse voi tutti sapete, io ho fatto un testo che è stato anche citato adesso su Bernardo Secchi in occasione della sua scomparsa. È stato pubblicato sul numero 53 di Urbanistica, che è uscito credo ormai 8 mesi fa, qualcosa del genere. Ma l'urbanistica è un po' lenta a uscire, ci sono molte difficoltà anche economiche. Un testo non solo, diciamo, che è dedicato alla pelle di un grande amico, ma anche cercando di valutare un po' quanto la disciplina dell'urbanistica ha perso con la morte di Bernardo, come urbanista, ma anche come teorico e come insegnante all'università, ovviamente. Ho conosciuto Bernardo che era ancora un ricercatore dell'ILSES, molti anni fa, anche se era più giovane di me, ovviamente. Poi, quando frequentava amici comuni come De Carlo, come lo stesso onorevole Andreatta, Zambrini ed altri, e poi nei suoi primi tempi, quando era professore per la prima volta di architettura emerito di Samona a Venezia. E infine, diciamo, tra l'82 e l'86, quando io, il 96, scusate, quando dirigevo Casabella, di cui è diventato una specie di silenzioso co-direttore associato con me per quanto riguardava proprio l'urbanistica. Oggi io non vorrei tornare sui temi che ho già scritto, nel numero di urbanistica di cui ho parlato prima, ma piuttosto parlare un pochino del libro della Giulia Fini, che io ho ricevuto venerdì, ho letto con molto piacere, che è stato appena pubblicato, in cui sono contenute anche nell'introduzione una serie di testi introduttivi di Patrizia Gabellini, oltre che naturalmente della Fini, e di Paola Viganò, che è stata associata, come voi tutti sapete, fin dall'89, se non sbaglio, come data, allo studio Secchi, che oggi è erede di questo studio. E quindi, diciamo, è un testo che raccoglie degli scritti che non sono così facilmente trovabili e con una continuità abbastanza interessante del pensiero teoretico di Bernardo Secchi. È un pensiero che naturalmente nella sua forma più recente, quella dopo 2000, diciamo, che è il contenuto fondamentale della Fini, salvo qualche piccolo accenno al secolo precedente. Ci sono ben 20 scritti in questo testo, quasi molti scritti inediti anche di Bernardo, al di fuori dei suoi numerosi libri, naturalmente. Sono testi che vanno il primo dal 99 e arrivano fino al 2014, in cui il primo autobiografico, il primo testo che ho letto con molta cura, ha il titolo Ho conosciuto dei maestri. Ed è straordinariamente necessaria, secondo me, la conoscenza di questa sua autobiografia, che ha, come dire, pronunciato in Francia e a Parigi in occasione di un suo premio che lui ha avuto. Sono presenti anche delle idee che ho confrontato con questo mio testo del 14 e con il risultato di alcune riflessioni che riguardano soprattutto la relazione non tanto con gli altri urbanisti, quanto con alcuni testi anche di autori letterari, di autori di economia, di economia, filosofici, specialmente francesi, molto cari a Bernardo Secchi, come sono, lo erano anche a me, di cui mi ricordo di aver discusso con lui, anche molto, molto animato, con differenze di opinioni, ma che soprattutto sottolinea i suoi profondi interessi teorici anche per le arti visive e persino per l'architettura. Un interesse che mette anche in rilievo la sua distinzione tra il significato della parola planning, che lui sottolinea, e quello della parola urbanistica, come pratica di disegno urbano e territoriale, quindi del loro concreto progetto, con tutto il suo valore di frammento di verità, una verità del presente, non una verità storica, non una verità metafisica, dotata di una grande stabilità nel suo messaggio, ma insieme ben conscio del processo di necessaria modificazione quotidiana che la vita impone e con cui criticamente bisogna confrontarsi. Un modo di essere dell'internazionalismo critico erede del movimento moderno, io l'ho giudicato, contro forme di globalismo
neocoloniale del capitalismo finanziario dei nostri anni, che egli affronta, pur tuttavia in uno dei testi, molto coraggiosamente, con dei testi anche del libro della fine di cui sto parlando. Ho sempre considerato un elemento importante della unità di intenti tra me e Bernardo che la nozione di modificazione sia stata per me e per lui la sfida ed insieme la condizione principale con cui il progetto nasce e si confronta. Forse il libro del 2011 di Bernardo Setchi e Paolo Vigano, dal titolo La Ville Porose, scritto a proposito del piano di Parigi, ci dice che la porosità di un territorio è ciò che permette e richiede la sua modificazione. È il modo di essere necessario per ogni nuovo ed è anche un principio che supporta l'idea della città diffusa, cara molto a Bernardo Secchi, un'idea che attribuisce all'antropogeografia il ruolo di materiale del progetto a tutte le scale, non solo a quella territoriale. Quindi regole comuni ma soluzioni specifiche. Nelle parole di Secchi, il progetto come modificazione corrisponde a un atteggiamento che punta a determinare piccoli slittamenti attraverso una serie di progetti di città che possono portare a leggere, interpretare, far funzionare e dare un ruolo ed un significato ad una città diverso, ma necessario e possibile rispetto a quello precedente, ma adesso connesso. Queste sono parole sue. È un principio, quello della modificazione, che rende solidale anche la nozione di urbanistica e di architettura. Ed è questo che a me interessa molto. Contro ogni specializzazione separatrice è il terreno su cui ambedue agiscono. E questa è un'interpretazione anche dello slogan progetto di suolo di Bernardo Secchi e della sua convinzione che per agire positivamente su un territorio e sulla città si deve necessariamente agire e confrontando in modo interpretativo, confrontandosi in modo interpretativo con la sua storia, combattere anche contro le architetture esibizioniste dei poteri e le difficoltà delle procedure nei confronti degli interessi della collettività, che sono le più diffuse, affinché siano superate con la collaborazione delle proposte anche dei migliori protagonisti delle diverse culture, ma senza perdere la specificità dei propri mezzi e senza abbandonare gli scopi comuni della ridistribuzione delle risorse umane e territoriali. Un tema che proprio in questa sala abbiamo discusso con Bernardo presentando uno dei suoi ultimi libri, già citato, La città dei ricchi e la città dei poveri, e parlando di isotropia come un progetto politico di cui nel 2010 egli aveva scritto come fondamenti di una nuova questione urbana. Il mio non è certo una presentazione esauriente del suo lavoro teorico e pratico, non solo italiano ma europeo, come voi sapete, ma solo un affettuoso, per me indispensabile ricordo, del contributo che Bernardo ha offerto al mio lavoro di architetto e spero anche a quello delle generazioni dei più giovani. Grazie.